Sanremo. Questo è il terzo anno che abbiamo il piacere di avere ospiti qua negli studi di Radio Bruno, Colapesce e Di Martino, al loro secondo festival. Ciao, grazie Ciao. All'invito. Come state? Come ve la sentite? Bene, siamo emozionati, però bene. Io vi vedo super tranquilli, pacati. Sembra che siamo qua da un anno. Esatto. Sì. Forse siamo rassegnati più che pacati. Beh, stasera la prima serata, avete avuto la fortuna o la sfortuna di non partire la prima, secondo voi? Ci sono diverse teorie, sì, esatto. Rispetto a ognuno. Vabbè, la vostra? No, a me va bene anche la seconda. L'ultima volta eravamo la prima sera, è andata bene. Molto bene. La seconda però secondo me pure va bene. Forse la seconda parti e poi non ti fermi più. Esatto. No, esatto. Entri in un mood e vai avanti. Poi avete avuto modo anche di vedere gli altri, di vedere com'è andata. Vi siete fatti un'idea degli altri cantanti in gara, delle canzoni che hanno portato. Vi sentite insomma tranquilli, confident con questo palco 2023? Sì. Le prove sono andate bene. Poi sì. Allora, quest'anno ho portato una canzone dal titolo un po' particolare, Splash. Che Splash. Parla. Splash, scusate, mea culpa, Splash, quindi un po' più italianizzato. E parla, ho letto, poi mi racconterete voi, del disagio di vivere, insomma, una vita in cui forse si va troppo in fretta, non ci si gode le cose, ho capito bene il concetto? Sì, Splash ha due piani di lettura, puoi intenderlo come il suono divertente, Splash, o lo schianto, quindi siamo partiti dalla frase ma io lavoro per non stare con te, e da lì diciamo ci siamo accorti che tanta gente lavorava tanto e non viveva. Diciamo. Sì, oggi spesso ci riempiamo di cose da fare, stai tutto il giorno a pensare, è l'agenda piena anche di cose che in realtà poi ti allontanano da te. È vero, dalla vita. Corriamo, ma dove andiamo? Esatto. Dove stiamo andando? Comunque e voi avete siamo una risposta in questa canzone, cioè un vostro modo di pensare? No, è un punto di vista, no? La risposta è ognuno ha la sua risposta, no? Quindi questa sera portate una canzone che rispetto a musica leggerissima, come sonorità, è sempre molto orecchiabile, col motivetto che ti rimane in testa, o qualcosa di diverso e insomma diametralmente opposto? No, diametralmente opposto no, è il nostro sound, è molto diversa rispetto a musica leggerissima, però secondo me rispecchia perfettamente un po' il nostro stile, che sembra avere questa doppia lettura, come diceva Antonio, no? Di alto e basso, sempre vive di contrasti il pezzo. Comunque è orecchiabile. Sì, è orecchiabile, sicuramente è orecchiabile. Cioè, sentendo il vostro precedente successo, che è musica leggerissima ovviamente, non so come abbiate fatto, ma è rimasta nella testa. Io non riuscivo più a smettere di cantarla, quindi purtroppo questo, cioè, da una parte crea anche molta aspettativa, perché noi abbiamo tantissima aspettativa sulla vostra canzone e siamo sicuri che insomma verrà. Però nel brano lo diciamo, per non sentire il peso delle aspettative, quindi così ci mettiamo già rispondiamo. Avete messo le mani avanti. L'ho messo mani avanti. Ma insomma avete anche fatto delle esperienze diverse quest'anno, oltre che musicali, arrivate al cinema? Abbiamo fatto un film che si chiama La prima è la mia vita, di cui siamo sceneggiatori, interpreti, attori, diciamo. Abbiamo scritto la colonna sonora. Nel film c'è pure Madame, Roberto Vecchioni, Bruno Di Sas, attori come Corrado Fortuna, Stefania Rocca, insomma è un road bel movie. Film. Sì, è un road movie ambientato in Sicilia, è un viaggio da Sicilia. Palermo a Siracusa, e nel tragitto succedono un sacco di cose, c'è una storia parallela che però non vi possiamo spoilerare. Ma drammatico, comico, ha dei dramedy, entrambe le cose. Cioè quel comico che ogni tanto ha anche del significato, un po' come il vostro modo mood di scrivere. O si piange, sì. Bello, quindi fra poco, è già uscirà fra poco, giusto? 20 febbraio al cinema. Il 20 febbraio al cinema, quindi non mancheremo di andarlo a vedere. Era la prima esperienza, insomma, dal punto di vista recitativo? Sì, come lungometraggio sì. No, abbiamo fatto una parte in The Bad Guy, che è una serie TV di Amazon Prime, però lì era una particina, invece qui era un film, quindi sicuramente molto molto più lavoro rispetto a quello. Com'è il lavoro dell'attore? È simile a quello del... In cosa si avvicina a quello del cantautore? Insomma... Ah, forse in entrambi i lavori devi far uscire delle cose intime.
cantautore alla fine le canzoni sono degli atti istintivi, ma magari l'attore, noi non siamo naturalmente attori nel film, siamo stati aiutati, diciamo, dal fatto che abbiamo scritto noi le nostre battute, per cui eravamo molto agevolati da questo punto di vista. Però sì, effettivamente entrambi i mestieri devi sviscerare. L'attore, quello dell'attore è molto complesso, ci siamo accorti, ci vuole tanto lavoro. Molto, vabbè, anche a scrivere canzoni e interpretarle non deve essere facile. Sono molto curiosa, devo dire la verità, quindi se... Allora, sei invitata alla prima. Davvero, ho detto, detto, qua lo riprendiamo, manderò il pezzettino del video. No, grazie mille, molto contenta. Cosa ci aspettiamo questa sera sul palco? Cosa dobbiamo aspettarci da voi? Qualcosa di diverso? La canzone. Stavolta abbiamo lasciato spazio solo alle parole e all'autenticità del testo, perché ci rappresenta molto. Siamo molto felici del testo, a prescindere dalla gara, a prescindere dalla classifica. Già per noi è una vittoria. Beh, certo, comunque Sanremo è un palco importantissimo, dove siete due artisti che stanno dicendo la loro nel panorama musicale, quindi assolutamente complimenti. E secondo voi chi sono i favoriti per la vittoria? Potete dire anche voi stessi. No, noi assolutamente no. Tra l'altro ci siamo autopronosticati 14esimi. Avete giocato? Sì, abbiamo giocato, noi siamo 14esimi. Beh, chi potrebbe vincere secondo voi quest'anno? Non ho idea. Ma anche perché abbiamo sentito ieri sera, io per esempio mi sono addormentato presto. Potrebbe vincere Madame o Elodie, secondo me. Madame o Elodie. Quindi primo Marco Mengoni stasera, non vi preoccupa troppo. Va bene. No, belle tutte le canzoni. Nei cinque, diciamo, sicuramente ci potrebbero stare. Pezzo di Comacose è bello. Bravi, molto bravi anche loro. Bene, ultima domanda, se avete dei progetti per quest'anno, vabbè, a parte Sanremo che è il progettone 2023 proprio per aprire l'anno, e poi il film ci porterà via tanto tempo, e poi uscirà la colonna sonora del film. Diciamo, stiamo puntando a quello in questo momento, perché c'è dentro, ci abbiamo messo tanto di noi, tante tanto lavoro dietro. Quindi cosa ci presentate venerdì sera, che è una delle serate più importanti, quella appunto dove si va sul palco con una cover? Cosa avete deciso di portare e perché? Allora, facciamo Azzurro insieme a Carla Bruni. Allora, Azzurro perché è la canzone popolare italiana che parla d'estate in città e ha qualcosa che richiama anche il nostro testo, quindi ci sembrava ottimo. Carla Bruni perché la prima parte della canzone l'abbiamo arrangiata un po' favolistica, e la voce di Carla è molto elegante, ci stava tantissimo. Poi lei è una persona molto ironica, abbiamo scoperto, ci siamo sentiti molto affini con lei in realtà. Non l'avrei detto, cioè si vede che è elegantissima, però non avrei detto ironica, quindi è molto autoironica, sì. Bene, non vediamo l'ora di sentirvi. Vuoi aggiungere qualcosa sulla serata delle cover? Già, praticamente ha detto tutto Antonio. Azzurro è una canzone iconica, forse una delle nostre canzoni preferite in assoluto, perché ha anche lì questa doppia lettura, no? È una canzone apparentemente molto leggera, da gita quasi, no? Che te la canti, però esatto. Il testo è abbastanza... È potente. Sì, ha delle frasi veramente... mi accorgo di non avere... più risorse senza di te, cioè rispetterete le sonorità della canzone o farete uno stravolgimento? In parte. Bene. Un grande in bocca al lupo allora per stasera, mi raccomando, spaccate tutto e non vediamo l'ora di sentire la vostra canzone. Spaccate Splash. Tutto forse. No, esatto. Ci ha già pensato Blanco ieri. Spacchiamo poco. E rispettiamo giusto, i fiori. Giusto. Grazie mille. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.